Oggi abbiamo chiuso, un attimo, oggi abbiamo chiuso Roiano dopo 25 anni, no perché è bello quello, dopo 25 anni domani sappiamo chi ha vinto, si sono presentati in 18, secondo voi ci sarà un ricorso? Chiaro, ovvio. Secondo, certo, il secondo farà allora, ricorso, quindi ulteriori ritardi. E allora, siccome devo far partire il cantiere entro aprile, perché altrimenti perdiamo i soldi dopo 25 anni, allora io lo farò partire con ricorso, farò partire comunque il cantiere, ma mi assumerò la responsabilità di prendermi forse uno dei primi avvisi di garanzia. Ma cosa devo fare? Perdo i soldi? No, signori. No, è che arriva in campagna elettorale l'avviso di garanzia, però. Insomma, i cittadini capiranno. Cioè, non l'ho mai avuto. Beh, ehi, non l'ho mai avuto. Da poco quella che ha detto, cioè che lei forzerà, diciamo, facendo ma fare lo stesso forzare, anche se ma devo forzare perché altrimenti rischiamo dopo un quarto di secolo, perché pensa che partimo ancora con Riccardo Illy, il cambio, no? Per spiegarti a te. Il comune si prende l'onere e l'onore di fare la caserma della postrada dove l'abbiamo fatta in via Mascagni, e lo Stato ci ha dato i soldini e la piazza di Roiano per fare la piazza, e abbiamo tolto la caserma che era lì della postrada. 25 anni, un quarto di secolo, e adesso finita la gara sono arrivate 18 offerte in novembre, sai, due mesi, adesso domani abbiamo il risultato e sicuramente arriverà la cosa, ma il sindaco darà l'ordine, magari il ricorso che ci sarà, di far partire i lavori. Eh sì, perché non vado a rischiare di perdere i denari. Sindaco, abbiamo scritto di piazza contro chi, che è la sua espressione dell'altro giorno, no? A che punto siamo con questa campagna elettorale? Campagna elettorale? Lei non si sente in campagna elettorale? Io sono 20 anni che sono in campagna elettorale.